Sono stati oltre 700 i partecipanti alla Gran Fondo Valli dell'Esino e del Musone, prima gara ciclistica delle 8 in programma nel Marche Marathon. Partenza domenica mattina, 4 marzo, da Villa Musone di Loreto. Una giornata veramente fantastica, tutto tondo. Abbiamo cominciato ad accendere leggermente e in maniera molto suave i microfoni alle ore 8.30, alle 9 il via, e da là è stato veramente un continuo di grandi emozioni, di fughe, scatti, controscatti. Abbiamo avuto i primi 44 chilometri che sono stati veramente con un numero molto molto importante di corridori tutti assieme, 44 chilometri dopo i quali abbiamo scelto, o per meglio dire hanno scelto. La scelta era fra gli 80 km del percorso della Medio Fondo e i 130 del percorso della Gran Fondo. Un grande successo anche quest'anno, grandi numeri, grandi anche le difficoltà, dovendo salire in entrambi i casi un Gran Premio della Montagna e quindi arrivare su in alto per poi buttarsi giù in direzione mare. Notevole lo sforzo dell'organizzazione, il team Cycling Ragamon, che soddisfatto chiude questa edizione con l'aumento dei partecipanti. I nostri sforzi fatti lo scorso anno sono stati premiati e quindi abbiamo incrementato ben di 100 unità il numero dei partecipanti, quindi abbiamo visto in atto di partenza questa mattina ben 732 atleti, i quali sono stati affiancati dall'ex pro Rodolfo Massi, da tutto il team Nippo e spalleggiato da Andrea Tonti. Sport e paesaggio marchigiano ancora una volta vincenti sulle due ruote.